Un concerto di musica classica, una sfilata di moda, uno spettacolo dedicato alla musica e al ballo tradizionale della Sardegna. È stato questo il programma del saggio finale del Liceo Musicale Sebastiano Satta, del Liceo Artistico e dell'Istituto Tecnico Francesco Ciusa di Nuoro, diretti dalla preside Carla Marchetti. Una manifestazione ospitata nello spazio espositivo dell'Ex Me, che ha consentito agli studenti e ai docenti di illustrare quanto realizzato nell'ambito del progetto Musicarte del Liceo Musicale Sebastiano Satta, che ha ottenuto un finanziamento di 10.000 euro nell'ambito del Piano Triennale delle Arti, programmazione nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione, e che si poneva come obiettivo quello del potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relativamente alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e media di produzione, ma anche alla diffusione delle immagini e dei suoni. Gli studenti dei due istituti hanno costituito una rete che li ha portati nei rispettivi campi d'azione a preparare dei progetti artistici che sono stati illustrati alla cittadinanza, non solo di Nuoro ma di tutta la provincia, visto che le scuole accolgono studenti che arrivano da tutte le parti della Sardegna. Gli allievi del liceo musicale insieme ai docenti hanno proposto un concerto che attraverso l'esibizione delle classi di chitarra, pianoforte, clarinetto, musica d'insieme e canto corale ha spaziato dalla musica classica a quella moderna, proponendo brani tratti dal repertorio di Chopin, Debussy, Flaubert, Mozart, Vivaldi, Gershwin, per chiudere con l'esibizione dell'orchestra che ha proposto la Quinta Sinfonia di Beethoven. A seguire la sfilata di moda con gli abiti realizzati dagli studenti del liceo artistico, che hanno mostrato idee innovative sia per quanto riguarda i disegni che per i tessuti scelti, creazioni indossate da altre studentesse, questa volta nel ruolo di modelle. Ha chiuso la serata Musicarte l'esibizione del gruppo folk dell'Istituto Ciusa, che ha proposto un vasto repertorio dedicato al ballo e alla musica tradizionale della Sardegna, una formazione in cui confluiscono le diverse esperienze che derivano dalle provenienze composite degli studenti, che però sono riusciti a trovare un punto d'incontro che non fa perdere a nessuno la propria specificità culturale, ma la esalta nel metterla al servizio del gruppo.